grande cerimonia di inaugurazione per il Museo Nazionale Rossini, al piano nobile di Palazzo Montani Antaldi, nel cuore della città di Pesaro. Una struttura museale destinata ad essere la punta di diamante dei luoghi rossiniani in città, con le sue 10 sale dedicate al celebre compositore. Io trovo veramente molto indovinato inaugurare questo museo nei giorni delle città creative UNESCO. È stato un grande risultato per la città di Pesaro, per le Marche, e utilizzare questo circuito internazionale che si è attivato con la presenza su Fabriano, che ha scelto immediatamente di diffondere questa presenza in 8 città delle Marche, nel caso specifico abbinare il lancio del museo con questo riflettore importante acceso, una scelta molto forte, molto intelligente e di grande qualità. E anche nello spirito delle città creative, quello di non fermarsi mai. E quindi aprire un nuovo museo, un nuovo spazio dedicato a Rossini, quando uno poteva pensare che ormai su Rossini in questa città si facesse tutto, è proprio quell'idea dinamica di una cultura vissuta come novità, come ampliamento di opportunità, come apertura al contemporaneo, perché un museo oggi tiene insieme la memoria ma anche quegli strumenti che ci permettono, con questo approccio chiamiamo moderno, di avvicinarci al grande maestro. Per la Regione Marche, una perla in più che arricchisce, diciamo, questo ricco diadema di cui siamo orgogliosi, in giorni straordinari che ci vedranno domani i protagonisti, nei prossimi giorni, con il Presidente della Repubblica che darà, insomma, il suggello nazionale a questo grande evento internazionale. L'offerta che si fa al turista che cerca Rossini, che deve avere ogni anno un motivo per tornare, per recuperare il rapporto con la città, lo fanno già gli appassionati del ROF, e questa cosa è aperta a tutti quanti. È quell'idea dinamica che fa in modo che uno possa tornarci. Lo dicevano anche le grotte di Frassassi, cioè anche noi ogni tanto dobbiamo aprire un sentiero nuovo, perché altrimenti chi ci è venuto non ci verrà più. E qui bisogna avere questa idea dinamica delle cose da fare che non si ferma mai, perché poi un museo oggi è un oggetto vivo, un'esposizione, una scelta particolare, una chiave di lettura, così come le opere che cambiano tutti gli anni dell'interpretazione. È veramente il modo dinamico di interpretare una risorsa straordinaria che è la cultura, che diventa oggi anche economia attraverso il turismo. Sindaco, una grandissima giornata per Pesaro e per i pesaresi. Sì, è una giornata storica. Abbiamo ospitato da questa mattina le città della musica UNESCO del mondo e oggi insieme a loro inauguriamo questo museo, che è un grande investimento per il turismo culturale. Del resto è uno degli investimenti più importanti ottenuti grazie alla legge per il 150° di Rossini. Un museo davvero da città europea della cultura. Siamo molto contenti perché ovviamente su questo tema, sul tema della musica, sul tema della cultura, noi e tutta la Regione Marche ci giochiamo un pezzo fondamentale del nostro sviluppo. Quindi veramente una giornata storica per la città. È un museo di grande patrimonio legato alla vita di Rossini e al tempo stesso anche molto multimediale, quindi un museo moderno, ed è anche per questo che noi da qui partiamo. Per noi questo non è un punto d'arrivo, noi vogliamo candidare Pesaro a città europea della cultura del 2033, lo vogliamo fare insieme ad Urbino, perché nelle Marche i grandi testimonial sono Rossini, sono Leopardi, sono Raffaello, e noi abbiamo questo binomio Pesaro-Urbino che può far diventare veramente questo territorio un territorio all'avanguardia tra le città della cultura italiana. È un momento, credo, molto importante per la città di Pesaro, perché viene coronato questo progetto di restituzione dell'opera rossiniana, che fino adesso è stato svolto dalla Fondazione Rossini attraverso la pubblicazione di tutte le opere a stampa e dal Rossini Opera Festival per la rappresentazione delle opere. E oggi col Museo Rossini abbiamo Rossini restituito in una dimensione biografica, in una dimensione di racconto artistico, all'interno di questa prestigiosissima sede che raccoglie 10 sale nelle quali sono esposti importantissimi materiali relativi appunto alla produzione rossiniana, come autografi, prime edizioni a stampa e ritratti di cantanti, di personaggi incontrati da Rossini nel corso della sua vita, quadri provenienti anche sia dal fondo della Fondazione Rossini che dal fondo del comune di Pesaro, dei musei civici. Abbiamo appunto un bellissimo ritratto ad esempio di Pio IX, Papa per il quale Rossini scrisse una cantata. Insomma, c'è una grande ricchezza di materiale, ci sono i costumi del Rossini Opera Festival, ci sono fotografie, credo che sia insomma un luogo nel quale il percorso artistico e biografico di Rossini venga raccontato in un modo accessibile anche a tutti i visitatori. Un lavoro che è durato più di un anno, progettando gli spazi, gli allestimenti, i contenuti e tutto quello che naturalmente il pubblico potrà vedere dentro questo museo. La parola d'ordine era divertimento
e portare Rossini alla portata di tutti, che qualsiasi persona entri in questo spazio abbia la possibilità di incontrare Rossini. Questa è stata la nostra filosofia e speriamo di aver centrato l'obiettivo che ci eravamo preposti. Con il taglio del nastro a Palazzo Montani Antaldi parte anche la prima mostra temporanea con 50 scatti di Guido Arari, il fotografo del rock. Un filo conduttore è il pop. Rossini a suo tempo era, come dice il nostro sindaco, un artista pop, e quindi abbiamo scelto di affiancare questa mostra, che secondo noi è la scelta migliore che potevamo fare.